Quindi, per sapere dove volare con il nostro drone, ci basta guardare le mappe di D-Flight, tutto a posto? Sì, ma ne parliamo in questo video. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Uno dei temi più caldi degli ultimi 2 anni è legato alle mappe di D-Flight. Piccolo riassunto della situazione. Per sapere dove possiamo volare in Italia, quali sono i divieti di volo e le altezze consentite, noi per regolamento europeo e italiano dobbiamo andare sulle mappe di D-Flight. D-Flight è un ente privato che ha scelto ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile, per riportare a livello cartografico le limitazioni sullo spazio aereo italiano. Questo perché il regolamento europeo in vigore dal 1 gennaio del 2021 lascia agli stati nazionali, agli enti dell'aviazione civile di ogni stato membro EASA, la regolamentazione dello spazio aereo sul proprio territorio per ovvi motivi logistici. Il regolamento europeo impone agli stati di dare il servizio di cartografia, di dare un servizio con delle mappe per permettere a tutti gli utilizzatori di droni di sapere dove possono volare e dove non possono farlo. Quindi solo ENAC, ed è ben scritto anche sul loro sito, può regolamentare lo spazio aereo, può mettere un divieto di volo. Qual è il problema? Il problema è che molti enti dei parchi, molti sindaci di alcuni comuni con delle ordinanze che non valgono nulla, si mettono loro a regolamentare lo spazio aereo, ma non possono farlo. Se per motivi di ordine pubblico, se per motivi di tutela della flora e della fauna, un sindaco o un gestore di un parco ritiene che sarebbe meglio avere un divieto di sorvolo sull'area di sua competenza, deve fare la richiesta ad ENAC. Ci sono delle procedure particolari contenute nella circolare ATM 03C. Quindi basta guardare le mappe di D-Flight per volare? Sì, è così da regolamento. Qualche rivista specializzata, sto parlando di Dronezine e di Quadricottero News, hanno portato in qualche articolo la settimana scorsa una mail, una PEC di un loro lettore che ha mandato a ENAC proprio per chiedere delucidazioni, viste tutte le problematiche che tanti sindaci e tanti enti dei parchi o anche qualche capitaneria di porto vanno a sollevare, anche se le mappe su D-Flight gli dicono che l'operatore in quella zona può volare. C'è stata una risposta PEC di ENAC che dice proprio quello che io dico da anni, ossia che chi pilota un drone deve guardare solo ed esclusivamente le mappe di D-Flight. In questa PEC rispondono anche un'altra cosa che io vi consiglio sempre di fare: guardate le mappe di D-Flight subito prima di volare, perché possono esserci dei cambiamenti rispetto anche solamente al giorno prima, se avete pianificato il volo il giorno prima. Vado a leggere un passaggio di questa mail, della risposta di ENAC. Le confermiamo che per effettuare operazioni con i droni in categoria aperta in Italia è necessario consultare il sito di D-Flight. Tale portale è dedicato, oltre al servizio di registrazione, vi ricordo che lì noi diventiamo operatori e ci generano il QR code che va posto su ogni drone. Ci sono le informazioni sulle zone geografiche, anche quelle pubblicate in IP, inclusi in nota, i divieti temporanei, adottati dall'ENAC su ex articolo 793 del codice della navigazione su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. Quindi il portale deve essere consultato in sede di pianificazione del volo immediatamente prima. Scrivono una cosa che però noi, che abbiamo studiato per prendere il patentino, sappiamo bene: in caso di situazioni emergenziali, un incendio,
una calamità naturale come può essere un terremoto, noi non possiamo volare. Anche questa cosa la sappiamo e la ribadiscono. Scrivono un'altra cosa importante, che bisogna sempre prendere delle decisioni in funzione anche dell'ambiente circostante a noi. Vi ricordo che noi piloti di UAS dobbiamo dare sempre precedenza agli altri velivoli, quindi in caso di avvistamento, usiamo anche le orecchie, di un elicottero, di un altro aereo, noi dobbiamo assolutamente in maniera velocissima mettere in sport e scendere col drone. Però adesso arriviamo al ma, al famoso ma che ho messo nel titolo di questo video. Dobbiamo guardare le mappe, ma avremo ancora per un bel pezzo, ragazzi, dei problemi. Uno ve l'ho portato in questo video con il mio iscritto Gaetano, che ha fatto di tutto per volare a stintino, ma gli è stato risposto picche sia dalla polizia locale, sia dai carabinieri e sia da un funzionario dell'ENAC al telefono. Quindi vedete bene, ci sono i regolamenti, ma stessi funzionari dell'ENAC, dipende chi trovate, vi dicono cose poi che non hanno senso. Ricordatevi che le regole non si trovano nelle mail di risposta di ENAC, le regole si trovano nei regolamenti. In tanti mi hanno scritto e mi hanno detto: noi ci fotocopiamo questa PEC di ENAC, così se qualcuno viene a dirci che non possiamo volare o vuole multarci, noi siamo a posto. Purtroppo non è così, ragazzi. In alcuni casi rischiamo di farci fare un verbale e poi dobbiamo impugnarlo in sede giudiziaria. È vero che abbiamo ragione, però i casini ci sono sempre, perché ci tocca seguire degli step e ci portano via minimo minimo del tempo. Quindi non pensate che sia risolto tutto, perché non è così. Voi dovete essere formati, in caso di fermo dovete saper rispondere, far valere i vostri diritti, perché c'è un sacco di gente che non sa come sono i regolamenti sui droni. È anche una tecnologia recente, sono le istituzioni a partire da ENAC che devono mettere in atto una campagna informativa, in primis con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, eccetera eccetera. Questo perché sono loro i primi che sul territorio poi si trovano a avere a che fare con i piloti di droni in caso di fermo. Poi deve fare delle belle comunicazioni agli enti dei parchi, alle capitanerie di porto, all'associazione che raggruppa tutti i comuni d'Italia, perché non hanno senso delle ordinanze come quelle che abbiamo visto a stintino nel caso di Gaetano. Ma ricordatevi che abbiamo anche noi il nostro compito come comunità. Io parlo di voi, amici del tubo. Il video che ho fatto su stintino ha davvero fatto il giro del web, è una cosa importantissima. Vi avevo chiesto di condividerlo, come vi chiedo di condividere questo, perché è importante. C'è un iscritto che mi ha scritto sotto questo video dicendo che lui si trovava a stintino in queste settimane, aveva visto il mio video e ha contattato la polizia locale perché voleva vedere cosa gli rispondevano. Il nome del mio iscritto, che ringrazio, è Francesco D'Aledda, Polizia Municipale Comune di Stintino. In riferimento alla sua richiesta di informazioni sull'utilizzo dei droni sul nostro territorio comunale, a tale riguardo non risulta adottato nessun regolamento che disciplini in materia. Per chiarire gli aspetti sull'utilizzo dei droni, allego alla presente alcune linee guida che potrebbero interessare. Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti. È la signora Lazzari Giuseppina, comune di Stintino, vi dicevo. Andiamo a leggere cosa gli allegano. Come noto, detto da qualcuno che comunque due settimane fa ha risposto in una certa maniera a Gaetano, vabbè. Il codice della navigazione dispone l'articolo 793, proprio quello che Gaetano, che segue il mio canale informato, diceva agli agenti di polizia, dispone che solo l'ENA può vietare il suo volo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Avete visto? Questi sono regolamenti, regole scritte nei regolamenti. Quando ricorrono motivi militari, ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, su richiesta, anche quelli di Stintino hanno cominciato a seguirmi dopo il video, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale. ENAC, su richiesta di un ente, ok? Con la circolare ATM 03C
Benissimo, aggiornata il 18 gennaio 2021. Parlano del regolamento dei droni, il 2019-947, questa loro FAQ, chiamiamola. Ci sono informazioni sui droni sotto i 250 grammi, quindi il fatto che si può anche non avere l'attestato di competenza 1 a 3. E spiegano anche bene il discorso Open, Specific e Certified, quindi nel caso degli Specific e dei Certified sono operazioni più pericolose e necessitano di autorizzazioni da parte di ENAC. Riportano anche il link che porta al regolamento OASIT. Ragazzi, credo che il mio video sia stato importante perché una situazione di un certo tipo, come vedete la polizia locale adesso è più brava di me nel rispondere a chi gli ha fatto la domanda. Vi dico anche che però l'ordinanza del comune esiste ancora, un'ordinanza del 2018. Se noi andiamo a vedere l'articolo 3 di questa ordinanza, al punto C, c'è il divieto di sorvolo delle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato a quota inferiore a 300 metri, 1000 piedi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di polizia. Quindi il discorso qual è? Siamo una comunità, portiamo avanti in ogni territorio in cui abitiamo le nostre ragioni, perché troveremo sempre qualcuno che non conosce i regolamenti. Se noi scriviamo su Google divieto ENAC, la prima cosa che ci esce è proprio l'informativa che dà ENAC sul proprio sito sull'articolo 793 del codice della navigazione. Scrivete divieto ENAC sul vostro smartphone, portate in questa pagina, fate valere le vostre ragioni, ragazzi. In Italia poi siamo in un paese che prima o poi qualcuno davvero finirà in tribunale, ci sarà una sentenza e la sentenza farà la storia, quella sì che farà la storia. Usiamo sempre anche il buon senso. Con le stesse forze dell'ordine, ragazzi, si può parlare, si può spiegare. Poi se come è successo Gaetano davvero ti, tra virgolette, minacciano e dicono se alzi il drone noi ti diamo la multa, ok, e siamo bandiera bianca. Ma è sempre un tassello in più che si sta facendo per far sì che le cose cambino. Vi dico anche che perché bisogna usare la testa, perché a volte le mappe di D-Flight possono riportare degli errori. Quindi se voi sapete che c'è una zona militare e su D-Flight non è riportata, non volate ovviamente. Non dite, visto che mi dà 45 metri vado, perché noi abbiamo anche da cittadini certi doveri, non solo dei diritti. Concludo questo video parlando, ve ne ho già parlato l'altra volta, del disclaimer di D-Flight, dove praticamente fanno Ponzio Pilato e si lavano le mani, questo, che non ha ragion d'essere, ragazzi, ed è giusto continuare a ribadirlo. Cosa riporta? Dice che le informazioni pubblicate sul portale di D-Flight sono elaborate sulla base di dati forniti da parti terze e vengono messe a disposizione dell'utente senza garanzia della relativa completezza ed accuratezza. L'utente con l'utilizzo del sito esonera D-Flight da ogni responsabilità comunque inerente alla fruizione di tale informazioni. Ragazzi, no, questo non va bene. Mi va bene il disclaimer in cui mi dicono che possono, come in ogni cosa, esserci degli errori, quindi di prestare la massima attenzione e quindi stare attenti alla situazione ambientale intorno a noi, questo mi va bene, ma proprio il dire sono fatti tuoi, questo non lo possono fare. ENAC deve intervenire. È un servizio pubblico, ragazzi, è un servizio per la sicurezza pubblica. Vi ricordo anche che nel 2023 dovrebbe partire singolare una mappa unica che va a unire tutte le mappe degli stati membri e ASA. Quindi ci saranno anche le mappe dell'Islanda, che ad oggi non ha ancora delle mappe, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Questo proprio per dirvi che è solo le mappe di D-Flight noi dobbiamo guardare. Sembra una canzoncina. E speriamo anche che migliori tantissimo il servizio, io mi immagino già fra qualche anno, spero prima, e tutti i notam temporanei o delle situazioni particolari proprio legate alle emergenze, incendi eccetera eccetera, vengono riportate il prima possibile, quasi in tempo reale, sulle mappe di D-Flight. E non ci vuole tanto, secondo me. Scrivetemi cosa ne pensate in descrizione, ragazzi, soprattutto condividete questo video. Più le informazioni corrette vanno in giro e più avete visto. C'è qualcuno che vede anche video su YouTube, legge articoli di riviste specializzate, con il risultato che si adegua
alle regole, regole che ancora non conosceva. Lasciate un bel like al video, seguitemi anche sui social, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao e buoni voli!